Dunque, ecco qua il peschi. Argomento di stasera, io prego tutti quanti di perdonarmi per quanto riguarda il Patreon, ho già spiegato che ho avuto dei problemi, non posso stare dietro a questa cosa, probabilmente sistemeremo, altrimenti tutti gli argomenti saranno messi fruibili a tutti quanti. Mi dispiace per chi ha pagato, siete stati fantastici come al solito. Spero che voi stiate seguendo le storie su Instagram, per cui i calci nel culo che stiamo dando sono tantissimi. Questa settimana avremo un po' di materiale caldo nelle live per quanto riguarda fit influencer che non dovrebbero neanche comparire. Mi raccomando, seguite le storie su Instagram, è molto importante che comunque gli youtubiani si sentano con gli Instagrammiani. Ecco, mettiamola così. La domanda che oggi è importante viene posta, poi parleremo anche delle infiammazioni, perché è dell'allenamento arm wrestling che io personalmente sto provando, essendo uno che non ha mai provato un tipo di allenamento. Sono sempre stato sulle 6 ripetizioni e lattato e tutto il resto. Chiaramente per quanto riguarda qualche cosa di molto più legato alla forza, è un discorso molto più semplice per un bodybuilder, perché diciamo la testa è molto sotto pressione per cercare di ottenere un cedimento mortale con un peso che ti permette di farne 6 e 8. Quando arrivi già a un qualcosa di molto, diciamo, più corto, il volume è di meno, l'intensità anche al punto di vista del bodybuilder è di meno. Ma perché alcune persone quando mollano poi come alcune persone che prendono Procar e poi si compaiono dopo un tot di tempo con delle fotografie che sono ragazzi completamente normali? Cosa si intende per ragazzi completamente normali? Che cosa si intende per allora, mi ricordo un certo Mammoli che girava, che faceva il numero uno, anche lui a 20 anni, figlio di papà, andava a destra a sinistra, poi cercano di aprire queste, fare dei brand, certe volte non va, e poi quando sono furbi mollano. E cosa succede? Vedi delle fotografie e dici, ma è un ragazzo come tanti altri, non si vuole neanche levare la maglia. Mai, ve lo spiego io. Innanzitutto, quando una persona fa quello che deve fare per arrivare a prendere le Procar, lasciamo stare la Procar che vince nelle patatine San Carlo, per cortesia, lasciamo stare gli atleti di oggi o quelli di una volta, con tutto il rispetto, signori. Dunque, quando una persona fa quello che deve fare, a un certo punto, quando lascia completamente, a prescindere che abbia, sia stato anche un tosto nell'allenamento, per cui una persona che ha spostato veramente tanti pesi, deve avere comunque sia una base di allenamento naturale che abbia portato questa persona ad arrivare ad un livello che già una persona dice, cazzo, però zio, ma prendi qualche cosa. Quando sei arrivato a quella sorta di lì, allora è buono. Nelle fotografie che ho messo su Instagram, fino a 20 anni non c'era niente in Italia, era il 1991 90, nel 96 cominciò ad apparire qualche cosa, forse anche prima, 94 cominciavano a comparire le prime coglionate, poi, perché poi ci erano cose pesanti che soprattutto i ragazzi in casa, per cui non i vari ragazzi che possono fare tutto quello che vogliono, le mettono 20 kg da un anno all'altro e in casa nessuno li guarda. Una volta le famiglie esistevano, c'era la coscienza, c'era papà, c'era la mamma. La mamma diceva, cazzo, ma ragazzo, ma che faccia che hai fatto? Hai fatto una faccia tanta, che cazzo stai facendo? Mia mamma sono riuscito a prenderlo per il culo una volta, avevo 20 anni, e poi ero già grande comunque sia, gli sberloni non è che poteva darmeli come voleva prima, però
però le cazzate dopo un po', quando sei sotto a casa 17, 16 non le potevi fare assolutamente. A 20 anni ho cominciato a barare, poi chiaramente si nascondeva qua e là su. Ricordo comunque i risultati che erano, è vero, è proprio vero che i recitori sono comunque per ognuno di noi vale questo e non vale quest'altro, per cui è che la genetica la fa da padrone. Ma ricordo, mi ricordo le volte che siamo, che ci si allenava ed era una ricerca continua della verità, e ogni tanto arrivava qualche Mister Canada anche in quel di Cinisello, anche in quel di Milano, nelle palestre dove c'era Arnold, dove veniva del Club Conti, per cui riuscivi a parlare anche col bodybuilder, che era una cosa accessibile. Oggi l'influencer fa una pernacchia, come diceva, e lo dico sempre in un'intervista a Cutler, l'influencer fa molti più soldi del power del bodybuilder. Il bodybuilder viene cagato, sì e no, multiversa magari nella sua immensa ignoranza come quella di Callà, magari ha un pubblico più grande e una ditta dietro molto più specializzata nel stare dietro, come Baldini. Baldini scrive dei libri, Emil Fit scrive dei libri, libri che stanno sullo stesso scaffale magari del Heavy Duty Mike Manzer, e uno dice cazzo, invece ho dedicato la vita, sono anche morto, e di fianco allo scaffale dove sono io c'è uno con le gengive sporgenti che pesa 24,5 kg che scrive e dice non poter fare quello che facevo io in un modo molto più semplice. A parte il fatto che l'abitudine non era così semplice, nel senso che Mike comunque, secondo me, tante persone non hanno raccontato il loro schema. Sicuro è che allenarsi pesante e allenarsi con un'intensità per il peso, per cui tenere lattato alto e comunque l'intensità alto cercando di aumentare anche i pesi, era una cosa abbastanza, è una cosa che è valida. Perché io vedo e le persone dicono ma quando molli il colpo cosa succede? Allora io per esempio vi faccio l'esempio della mia, adesso stavamo parlando di un prossimo tour che faremo io e Cattivissimi con una preparazione documentata. Io non documenterò mai e mai vi farò sapere, mai promuoverò, mai, e dico mai, qualsiasi discorso, questo, quello e quell'altro. Chiaramente sono uno che è stato fortunato e usa dei, diciamo, dei milligrammaggi che sono irrisori per le masse che nessuno ha sul tubo, sinceramente, non è una questione di buffonaggine, però a parte il fatto che io consiglio sempre alle persone che non possono farne a meno, non riescono, devono andare sul palco oppure lo devono fare, lo faranno e lo faranno con le persone sbagliate, il giusto in mezzo, poi c'è il troppo e non serve a niente, assolutamente niente, per esperienza personale ve lo dico, che non serve a nulla. Quello che riesce a fare tante volte con tot, con tot più 5 non è lo stesso, la stessa cosa. Deve esserci una esatta, diciamo, rapporto tra recettori e sostanza che viene recepita. Ci sono alcuni trucchi, alcune cose, alcuni orari, alcune cose da rispettare, che poi chiaramente, e soprattutto no, mai, per avere qualsiasi diciamo super i SARP, che è una roba che io sento praticamente più o meno da 10 anni 15 anni, non esistevano ai tempi miei e ancora i campioni snobbano questa cosa. Se pensate di essere naturali usando SARP avete capito male, molto meglio usare molecole che si conoscono. Io per esempio l'ultima volta che ho fatto una cura, e parlo sempre di me in mia prima persona, del mio culo, quando sono uscito da un ciclo di 4, 8, 12, 16, 20, 24 settimane, tra cui un inizio per cui non arrivo direttamente al picco,
faccio un graduale arrivo al picco di stabilità per avere i tre mesi che mi servono, così come 3 mesi funzionano soprattutto per le assunzioni di altri farmaci come GH e altra merda che io non ho mai usato. Ho usato 20 giorni una volta 20 giorni. Ho preso il Vitargo, l'insulina, il GH e l'ho buttata dentro un cesso, perché uno, puzzavi come un vecchio arrivato dalla casa di... E poi non è né, voglio dire, un ragazzo che vuole andare in giro con una ragazza che puzza di gomma bruciata. Sai, sei un po' comico, sei un po'... Il bodybuilding è attaccato a qualche cosa di maschio, di mascolino. Quello che togli di mascolinità e ti mette in goffaggine, non mascolinità, e poi soprattutto non ti fa avere quello che tu vuoi, non serve a niente nel bodybuilding. Perdere le proporzioni non serve a niente nel bodybuilding. Vuoi avere spalle enormi, petto enorme, braccia enormi, vuoi andare oltre, per cui pensi che insulina e GH possa evitargo, il vitargo che è glucosio, signore, statene alla larga. Resistenza insulinica l'ho presa, penso, per aver fatto, e per poco tempo, delle gran cazzate, tra cui magna che deve... No, ho alcune fotografie di quando avevo 30 anni, e per cui si passava dal conoscere da poco tempo alcune cose, per cui già dalle prime cure fatte male con un'alimentazione sbagliata, poi piano piano ho capito come potevo fare a non avere quella faccia di merda fatta a forma di pallone di basket, per avere poi qualche cosa. Non era la molecola che metteva comunque acqua, nonostante lo steroide mette acqua, cioè mette una ritenzione idrica e una densità ossea diversa. Di conseguenza ho scoperto come maneggiare la dieta per poter avere un muscolo che era più forte, più duro, più venoso, nonostante non fosse magari più piccolo del citterio insaccato che aveva Mirko il lavandaio. Ma cosa rimane? Che cosa rimane? Perché? Cosa succede dopo? Dunque, è semplicissimo ed è veramente semplicissimo. Chiaramente la gente per raccontare queste cose non lo fa, nessuno vuole farlo. Ho provato ad allenarmi con integratori, senza integratori, ho provato ad allenarmi, insomma, 32 anni, forse anche di più. Quando lasci, che fai in modo che l'ultima, io orali ho usato molto poco, magari come piccola integrazione durante una, adesso parlo io fuori dei denti, ma senza dire ai ragazzi fate come dico io, assolutamente no. Io dico, tutti quelli che sto sentendo io non hanno neanche la minima idea di come ci si allena, non sono arrivati neanche al 30% del loro potenziale, per cui perché? Io invece avevo consumato tutto, avevo avuto degli ottimi maestri, avevo fatto, ci vivevo notte e giorno, ho preso dei grandi sovrallenamenti e tutto il resto. Cosa succede? Quando tu lasci, la prima cosa che capita è chiaramente quando qualcuno dice devi ritornare al livello HTPA per i cacchi tuoi piano piano, ma non dire cazzate, chimicamente sei arrivato lì. Quando la batteria della macchina è bassa, cosa fai? A parte tentare, spingere la macchina, gli dai 2 scosse e probabilmente la batteria magari la riutilizzi. Se aspetti di vivere un momento di depressione fortissima, che potrebbe essere fortissimo per alcuni, perché siamo tutti diversi uno dall'altro, c'è chi è molto positivo, c'è chi è molto negativo, di conseguenza ci vuole un qualcosa che muova. Le PCT di oggi sono assolutamente inadeguate e non sono quelle. Io l'ultima volta che ho fatto un che mi sono presentato su questo tubo, dopo che Coppa mi presentò ed ero già stato un anno senza, non avete mai visto un momento in cui sono mancato, non avete mai visto un momento in cui io sono soprattutto sono esattamente mancato, ma ho sempre fatto vedere bene o male ni e no, per cui io adesso peso 83 kg e sono arrivato ad essere questo agosto 94 kg al
7%, una roba del genere. Sulle braccia sono quasi al 3, che la percentuale è diversa. Ora sto usando una sorta di allenamento particolare per quanto riguarda l'arm wrestling e sta dando tanti risultati. Lavorare in forza, però con una mentalità da bodybuilder. Io penso che è inutile dare una scheda, penso che è inutile sia dare un contributo così, senza dire a una persona come deve fare. Io preferisco adesso per il momento, se deve andare così, lasciare perdere il Patreon, perché tanto, ragazzi, non ho preso un cazzo di niente, non vi preoccupate, non sono Vanna Marchi, ma spiegare alla persona di persona come faccio io di solito, piuttosto accendete un telefonino, fatemi vedere l'allenamento, qual è la pecca, perché quell'esercizio non ha portato niente a casa, soprattutto perché sei sotto e hai quella forma che non dovresti avere, perché con 500 mg dovresti essere, con 500 mg che è la dose diciamo minima, che è quello che usa anche il modello, che non ha bisogno neanche di PCT per 8 settimane, i progressi devono essere evidenti, giganteschi, anche per mezzo grammo alla settimana. Quando c'è qualcosa che non va è perché non avete capito l'allenamento e vi state affidando a persone che sulle barche o su altre persone, a Dubai, tutti a Dubai, non sanno come ci si allena. Perché in realtà per fare alcune cose basta veramente, veramente poco. La disciplina, perché io posso permettermi comunque di tirare fuori qualcosa, di allenarmi con un home gym che è scrausa, mangiare senza integratori adesso, senza nessun tipo di integratore, e posso ancora permettermi di levarmi la maglietta a 47 anni, tu no Igor, perché ho sotto una mioplasia costruita negli anni naturale. E poi un'altra cosa molto importante, poi magari nel prossimo video parleremo delle infiammazioni, di quello che vuol dire quando fai un allenamento appunto da arm wrestling che usa un certo tipo di ROM, non quello da bodybuilder, attenzione, che sta dando un sacco di risultati, non l'avevo mai provato, che sta dando un sacco di risultati, ma con la mentalità del bodybuilder, per cui sapere come girare la mano, supinazione, pronazione oppure sagittale, e questo ne parleremo nel prossimo video. Di solito chi lascia una cura dopo aver fatto anche tante cure, tante varie, per cui ha costruito mioplasie, allora c'è un piccolo margine che ti tieni quando torni indietro, zero, prima o la seconda, zero, zero, terza o la quarta, se stai facendo delle cose e se sei figo ti porti a casa un pezzettino di ogni cosa, il corpo cerca di ricordare di arrivare al massimo. Tu cerchi di spingere oltre il tuo limite naturale perché sei già arrivato al massimo. C'è una sorta di condizionamento che ti fa prendere qualche cosa. È veramente tosta, è veramente dura, è per persone che non il bodybuilding non è per tutti quanti, la verità. Però tutti possono fare il loro nel naturale, appena, a meno che tu non faccia il salto nel lato scuro. O di conseguenza ci sono delle altre regole che devi rispettare. Di solito chi lascia torna nella sua condizione iniziale, soprattutto se molli l'allenamento, se molli tutto quanto, l'allenamento più che altro, in una condizione che molte volte sì, torna praticamente indietro, e se sei forte, come ho già detto prima, ti tieni quel pezzettino, quel qualche cosa alla cui sei aggrappato, perché comunque naturale posso tirare fuori ancora sotto un 47. 47 tranquillo, anche 48 da naturale, naturale da agosto. Devi allenarti, il bodybuilding è uno stile di vita, non è un oggi ci sono, domani non ci sono, prendo la pro card poi vado a casa e me ne sbatto le palle. Ma oggi funziona così, è un mondo differente, ragazzi. Se avete bisogno di parlare con una persona, dovete parlare con i vecchi di questo tubo. Non sono una persona che vuole far tirare, anche se posso tirare diciamo l'acqua al proprio mulino, ma qui ce ne sono pochi che possono parlare, Nocerino, i vari callbacks, i vari
tutto il resto sono le vecchie glorie che ancora stanno in piedi. Alcuni non hanno avuto nessuna operazione, alcuni hanno ancora i capelli in testa e alcuni possono ancora dire la loro. Sempre solo la verità e sempre solo old school. Alla prossima, Spartanelli.